Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Sono Maullo941 e oggi siamo tornati con i nostri gamberetti per la serie delle 7 signori miei. Prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. Vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, link li trovate in descrizione. Se volete sostenere il canale con delle piccole donazioni, anche lì in descrizione trovate il link per poterle fare tramite PayPal. Detto questo, signori miei, partiamo con il video. Ok raga, allora, noi siamo rimasti sempre qui dove eravamo l'altra volta. In classifica siamo quarti a 51 punti. Siamo a 2 punti, signori miei, della promozione diretta, che però è occupata dal Charlton. Quindi siamo in corsa su tutto, raga. 10 punti addirittura dal Petersburg, che è sesto. Vabbè, 10 punti, un poco meno. Però siamo in vantaggio. Detto questo, andiamo avanti nel calendario. Io non ho sistemato gli allenamenti, raga, perché non me lo fa fare. Purtroppo li abbiamo fatti, quindi se gli allenamenti non sono attivi, io non posso entrare a sistemare l'ambaradan. Quindi intanto andiamo avanti, giochiamoci la partita col Bristol Rovers, se non sbaglio, sì, contro il Bristol Rovers, e poi off camera vedrò di sistemare gli allenamenti. Allora, la nostra squadra cosa prevede? Allora, al posto di Amponsah facciamo giocare Mariani, al posto di Harwood facciamo giocare Hamilton. No, Hamilton è stanco, però va, facciamo giocare Hamilton perché è arrabbiato. Al posto del piccolo Drollo facciamo giocare Lindsay, che si stava a lamentare. E poi Casadei fuori per O'Sullivan, anche se Casadei è molto più forte. E in attacco, se non sbaglio, sto con Johnson. Casadei, sì, no, dobbiamo giocare con Naga Morris, perché se non sbaglio Claudio è rotto. Quindi formazione sistemata, andiamo a giocare contro il Bristol Rovers sperando di portarci a casa la prima vittoria del video. Siamo in casa, raga, loro vengono dalla vittoria contro l'Accrington. Noi che ci famo? 1-1, ai 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 ai, partiamo malissimo. Harris, chi è? Clark Harris è loro, sì, hanno sbagliato pure un rigore, meno male che hanno sbagliato un rigore. Allora, sei uscito Hamilton, Reid e Naga per Harwood, Stockton e Casadei, ammonito Sullivan e gol di Nicholson. Va bene, 1-1. Mi aspettavo qualcosa di in più, sinceramente, giocando in casa, però va bene, accontentiamoci. Partita subito, veloce. Porca miseria, che partite ravvicinate a dicembre. Mannaggia di una miseria, contro il Blackpool. Ahia, signori miei, che noi qui dobbiamo giocarcele bene le partite, perché sennò rischiamo veramente di cadere giù. Allora, Amponsah. Qui facciamo giocare Casadei, che è stanco, ma deve giocare lui. A posto di Lindsay gioca il piccolo Drollo. Hamilton fuori per Harwood, per forza. Nicholson fuori per Esposito. Mariani lo lasciamo dentro. E davanti, fuori Naga, dentro. Johnson, diamo una possibilità al The Rock dei poveri, signori miei. Diamo una possibilità al The Rock dei poveri. E lo so, il Blackpool è una squadra bella forte. Ma io purtroppo. E tra l'altro, tra pochi giorni c'è l'altra partita. Stiamo perdendo un attimino il treno e siamo a 4 punti adesso. Fuori casa contro il Blackpool, che viene da una sconfitta contro il Doncaster. Che ci facciamo noi? Dai, gamberetti, dai, gamberetti. Vinciamo 2-0, grande, grande così, doppietta di Mariani, bello, 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 bello. Ottima intuizione, mette dentro Mariani, porca miseria, si è rotto Morris però, che è uscito per Stockton e Johnson, il drock dei poveri per O'Sullivan. Brutta notizia, il fatto che Morris è dovuto uscire non promette niente di buono. Allora, andiamo a vedere le mail, giovane che vuole andare via, ora vediamo, giocatore infortunato per 7 giorni, ok, chi vuole andare via? Shujo Watanabe. Shuzo Watanabe mio, che problemi hai? Shuzo Watanabe, un 71. Cioè, volevo dire un TS 61. Va bene, promosso. Promuovo in prima squadra e ci vendiamo Lindsay, signori miei. Dongu no, 85-94 è una bestia, signori miei. Dongu ce lo portiamo pure, signori miei. Poi che abbiamo? Lui ha 15 anni, 15 anni, 15 anni. Teku Dogu 74-95, 94, un COC. E Daniel Villalba 70-94. Niente, loro però li lasciamo lì. Sono buoni, ma non promettono niente di che. Allora, sistemiamo. Stiamo per entrare a gennaio noi, raga. Quindi sistemiamoci un attimino le cose nostre. Allora, Mitchell è il nostro esterno titolare. Watanabe l'abbiamo preso adesso e promette bene.
Lindsay ha rotto le scatole perché già si stava a lamentare. Lindsay mio, te ne vai, sì, aggiungi a lista trasferimenti. Ciao Lindsay mio. Poi abbiamo Harwood, Salazar, Hamilton, Watts, va bene, Drollo e Raja, va bene, Amponsah, Carrigan, Esposito, Nicholson, Mariani, Reid, Casadei, Mariani, Reid, ok, Casadei, O'Sullivan, ok, Johnson, Naga, Morris, Stockton, Claudio e Dogu. Dogu, Teco, il nostro Teco. Dal Camerun con furore. Allora, Teco, Claudio, Stockton, Morris, Naga e Johnson. Allora, Johnson lo mettiamo già in prestito. Johnson lo mettiamo in prestito. E invece Stockton lo vendiamo, raga. Stockton è perfetto. Ok, abbiamo sistemato un attimo la rosa, pronti per affacciarci al mercato. Detto questo, signori miei, off camera, vedo di sistemare tutta quanta qui il discorso degli allenamenti. Ok, signori miei, mi sono preso un po' di tempo, però abbiamo sistemato tutti quanti gli allenamenti. Più o meno. Abbiamo fatto quello dei terzini, in cui abbiamo i tre terzini che per ora possono crescere e i due nostri portieri. I difensori, che sono sempre i nostri difensori più altri due portieri, perché il quarto difensore che abbiamo per ora, Vaz, è infortunato, ma poi lo metteremo lì ad allenarsi. E i centrocampisti, che sono quelli che per ora ci interessano. Gli esterni, che sono tutti questi qua belli ad allenarsi. Ho cercato di mettere allenamenti, raga, per farli crescere nei punti in cui magari sono più bassi, infatti vediamo un attimino di migliorarli. E gli attaccanti, che però ce ne sono solamente tre, perché Claudio e Morris sono infortunati, quindi ho messo Cunningham e Villalba anche loro in allenamento. Quindi direi iniziamo con i terzini e andiamo così, siamo sistemati e possiamo farli crescere tutti quanti una volta l'uno, una volta l'uno. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Dai, bravo Mitchell che è già salito a 70, bravo Mitchell, bravo Mitchell. Andiamoci a giocare la prossima partita, raga. In questo video forse ci saranno solamente tre partite, ma penso che arriveremo proprio. Giovane che vuole via, andare via, Watanabe l'avevamo già letto. Johnson, grazie mister, credo che andrà. Siamo d'accordo. Ok, vattene in prestito The Rock dei poveri. Portaci zone in cui può andare a fare esperienza. Allora, noi poi abbiamo la partita con lo Stock in coppa, signori miei. Johnson è rotto, Morris è rotto, scusatemi, non ha recuperato, quindi Naga sarà titolare insieme al The Rock dei poveri. Casadei fuori per O'Sullivan, ma è più stanco, no, però voglio i titolari contro lo Stock, raga. Mariani, ok. Mitchell, facciamo giocare Lindsay. Salazar e Harwood, leviamo Salazar e mettiamo Hamilton. Drollo fuori, lo facciamo giocare a Raja e McKinley in porta, ok. So perfettamente che è un grave errore perché la coppa forse non ci interessa più tanto, però. Facciamo così, comunque così facciamo giocare anche gli altri vari giocatori. Partita contro lo Salford, siamo in casa, mercoledì 29 dicembre 2021. Loro vengono da una sconfitta contro l'Accrington, noi che ci famo? Ci pareggiamo 0-0, raga, la pareggite, ci ha colpito la pareggite. Nicholson ha sbagliato un rigore al 61esimo, no raga, espulso Naga. Sono usciti Mariani, Esposito e Johnson per Nicholson, Reid e Casadei. Ai 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 ai, male 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 male, signori miei, male 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 male. E va bene, mister McKinley, sono felice dell'elevato numero di presenze che ha fatto. Giocatore squalificato Naga per una partita, spero di recuperare Morris, raga, se no siamo messi male. Apprezzo il tuo impegno, bravo McKinley, il nostro portiere. E andiamo alla partita contro lo Stoke, che dovrebbe essere FA Cup, se non sbaglio, sì, è FA Cup. Tra l'altro il 1º gennaio inizierà anche il mercato. Io spero di riuscire a liberarmi dei tre giocatori che ho messo sul mercato, così possiamo fare un attimino di informazioni. Allora, Drollo sta attraversando un buon momento. Ok, il secondo squadra mensile, informazioni importanti. E Drollo sta attraversando un buon motivo. Drollo, ci giocherai, giocherai, non ti preoccupare. Io l'unica cosa che voglio fare prima di chiudere questo video, raga, è andare a vedere i nostri osservatori. C'è qualcosa. Infatti abbiamo due osservatori disponibili che sono a casa che non fanno nulla. Allora, McKinley io direi che lo possiamo ringraziare per il suo operato e lo possiamo licenziare, raga. Sì, cioè 2 stellette e 2 stellette è inguardabile. L'Orey, allora, O'Leary lo mandiamo dove? O'Leary lo mandiamo a cercare il nuovo Ibrahimovic, signori miei. Voglio il nuovo Ibrahimovic. 6 mesi, vai, vai, portami qualsiasi cosa trovi in Svezia entro 6 mesi. E qui andiamo a prendere, abbiamo 5 milioni, signori miei, 5 milioni, 5 milioni, ce li possiamo sparare. Esperienza e giudizio. Esperienza è un osservatore più esperto, avrà un maggior numero di giocatori. Giudizio, un osservatore con più giudizio troverà giocatori di qualità superiore. Va bene, andiamo a prendere allora questo Brown. 3 stellette di giudizio, 2 di esperienza. Mi servono giocatori più pronti, raga.
Sennò dovremmo andare a prendere Jonathan Morris e fare il botto. Pigliamo Jonathan Morris, raga. Ma sì, ma che ce frega, dai. Pigliamo gli osservatori giusti. Pigliamo gli osservatori giusti. Fai seguire il giocatore. Dove lo mandiamo a questo, raga? A questo dove lo mandiamo? Lo mandiamo, lo mandiamo, lo mandiamo, lo mandiamo in Spagna? Lo mandiamo in Spagna. Andiamo a cercare il nuovo Raul, signori miei. Andiamo a cercare il nuovo Raul. Qualsiasi giocatore per 9 mesi. Dai, così ci siamo mangiati tutto il budget praticamente. Però va bene. No, ancora qualche soldo ce lo dovremmo avere da parte, no? Ce lo dovremmo avere qualche soldo da parte. Voglia, 3 milioni. Dico, non che dobbiamo fare chissà quale mercato. Tra l'altro abbiamo pure i giocatori in vendita. Abbiamo. Sì, a voglia, raga. 2 milioni e 8 abbiamo. Bella così. Leggiamo questi due messaggi. Dopodiché chiudiamo questo video qui, raga. Che sono ovviamente gli osservatori che sono andati in cerca di nuove promesse. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per questo, per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti, per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo contenuto. Bella, raga. Ciao!